Escono dalle pareti! Escono dalle fottutissime pareti! Pigaos! Come va, vicini di casa? Io sono Pigaos! Eccomi qua con il secondo episodio di Il Salotto di Pigaos. Non volevo far passare troppo tempo tra un vlog e l'altro. Comunque spero che nella prima puntata vi siate più o meno divertiti, nonostante sia durata parecchio. Vi prometto, già da subito, ancora prima di lavorare al video, che non durerà più così tanto. 90% di probabilità che anche questo video durerà 20 fottuti minuti. Comunque, spero che abbiate capito che era la mia prima volta. Cercherò di essere più sbrigativo. Infatti, partiamo subito con la prima sezione del vlog. Se è una parte dove dobbiamo discutere degli horror vecchi e nuovi che andremo ad affrontare in futuro, vi dico che è ufficiale. Alcuni di voi me l'hanno chiesto e sì, andrò a giocare prossimamente Amnesia The Dark Descent, custom story comprese. Ero un po' scettico se iniziare quel gameplay o meno, perché praticamente è un gioco che conoscono tutti, è un gioco che è un horror ma non fa più paura, almeno così dicono. Però me l'avete chiesto e poi d'altronde mi sono messo anche a giocare a Cry of Fear, che più o meno come età del gioco siamo lì, eh. Cioè anche Cry of Fear non è recentissimo, però lo sto giocando adesso. Quindi se ho iniziato a giocare a Cry of Fear non vedo perché non debba fare Amnesia The Dark Descent. Anche se l'avete già visto, anche se l'avete già giocato fino allo sfrangimento di coglioni, voglio iniziare questa avventura insieme e speriamo che venga fuori qualcosa di bello. Inoltre avrò anche modo di capire quali sono le differenze da A Machine for Pigs. Dopo questa piccola premessa voglio parlare di un gioco che, come The Forest, Among the Sleep, non vedo davvero l'ora di metterci addosso le mani. È un altro gioco che voglio affrontare davvero il prima possibile. Avrei già voluto parlarne nel primo vlog, ma a questo punto il video sarebbe durato una mezz'ora come minimo. Il gioco in questione è, udite udite, Alien Isolation. I don't know if you can hear me, but I made it across. Really bad here, Verlaine. I think there's something here. Oh mio Dio, l'epicità fatta gioco è più o meno quello che ho pensato quando ho visto questo trailer un mese fa. Questo gioco, che penso si possa definire al 100% un survival horror, è ispirato ovviamente alla serie Alien. Stanno rifacendo i film in televisione in quest'ultimo periodo e per questo mi è venuto in mente di parlare di questo gioco, che ho scoperto da poco che ci stanno lavorando. È un gioco che uscirà il 7 ottobre per tutte le piattaforme e cazzo, una copia di quel gioco deve avere il mio nome scritto sopra, perché davvero non vedo l'ora di averlo. Non vedo l'ora di averlo. Poi io, come fan della serie, che quei film lì me li sono visto 20 volte, e nonostante tutto me li guardo ancora perché sono un capolavoro dietro l'altro. Questo gioco è proprio partito, stanno facendo un sacco di recensioni. Comunque, da quello che so, impersoneremo la figlia di Ellen Ripley, la protagonista della serie, e questa figlia va appunto alla ricerca della madre. Gli eventi del gioco si posizionano tra il primo e il secondo film di Alien, e da quello che si vede sono riusciti a ricreare la stessa atmosfera di ansia e terrore del primo film. Un'altra cosa è che, oltre all'Alien, avremo ad affrontare anche ben altri pericoli. Se hanno intenzione di creare un survival horror, almeno da quanto visto in quest'anteprima, secondo me ci stanno riuscendo alla grande. E come Among the Sleep, The Forest e tanti altri horror che sono usciti e che devono ancora uscire, non vedo l'ora di fare un gameplay su Alien Isolation. E spero vivamente che ci sia una scena del tipo: escono dalle pareti! Escono dalle fottutissime pareti! Coni, prossimamente, per il momento è tutto. Passiamo alla seconda parte del vlog.
Big domande. Mi avete scritto in troppi, la miseria, e non riesco a farcele stare tutte. Comunque, a parte i messaggi su Facebook privati e uno o due su Twitter anche, la maggior parte delle domande rimane sempre tra i commenti dei video. Non ce l'abbiate con me se la vostra domanda di Facebook o chi che so non viene mostrata in questo video. Le includerò certamente nei prossimi episodi. E che devo cercare di sbrigarmi ad essere un po' più veloce a fare le cose. E inoltre devo sfoltire alcune domande che si sono accumulate tra i commenti nei video, che è più di una settimana che aspettano. Quali sono gli altri giochi che hai fatto non horror negli anni? Se mi stai chiedendo di partire dall'inizio... Vabbè, partiamo dall'inizio. I primi giochi che ho fatto sono stati, vabbè, Crash, Spyro, Duke Nukem 3D, Medieval, poi ce n'era un altro che si chiamava Earth of Darkness, una roba simile, Abe, e quelli erano gli idoli, cioè ancora adesso, anche soprattutto Crash, poi per la PS2 cose come Gran Turismo, FIFA, Metal Gear, Zone of the Enders, cioè ce ne sono troppi. Per la PS3 robe tipo Resistance 1 e 2, Fallout, Assassin's Creed, Tekken anche nel primo, nella prima e seconda PlayStation. E che ti devo dire, sono tantissimi, sto qua mezz'ora, andiamo avanti perché sto pezzando. Big domanda, grande Big, hai detto che facevi i vecchi giochi di Slender, quando? PS, ho iniziato a seguirti quando hai giocato a Haunted Memories. Cazzo, è vero. Avrei detto che avrei ricominciato i giochi di Slender, quelli vecchi e anche nuovi, se ce ne sono. E non l'ho più fatto poi per le serie che abbiamo cominciato come Outlast e robe varie. L'ultimo che avevo fatto di Slender era Haunted Memories l'episodio 2. Comunque, hai ragione, devo riprendere a fare i giochi di Slender. E forse ne ho già in mente uno con cui riniziare. Tornerà mai una serie completa con Mr. Cuddle come Amnesia? Magari. Cioè, vediamo Mr. Cuddle che ogni tanto compare a caso in horror così. Ha sempre un aspetto diverso da quello che ho conosciuto originale in Amnesia Machine for Pigs. Però alla fine è sempre Mr. Cuddle, o almeno per me. Cioè, appena vedo un orsacchiotto, oh, Mr. Cuddle, così. E lo spero, cioè non penso di trovarlo in Amnesia The Dark Descent. Se l'hanno introdotto in qualche custom story, magari si può fare. Cioè, questa qua mi fa sorridere. Allora, come mai in ogni tuo video non hai mai la stessa conciatura? Beh, non penso di avere più questo problema. Big domanda, davvero i giochi li fai subito la prima volta o è tutto programmato come molti youtuber fanno? Non so gli altri youtubers, ma... Cioè, io mi stupisco che facciate questa domanda, ma non lo so, magari sei nuovo e non sai, non hai visto gli altri video. Comunque, l'ho già ripetuto più di una volta, penso, e ve lo posso giurare su qualsiasi cosa che ogni gioco che trovo lo gioco sempre la prima volta. Il massimo che faccio per quel gioco è andare magari a vedermi il trailer per vedere com'è, qualche screenshot se non c'è il trailer. La trama leggo proprio due righe così e visto com'è scarico il gioco. E io sono un tipo che lo gioca la prima volta e la trama la vuole sapere, la vuole scoprire giocando il gioco. E come ho già ripetuto fino allo sfinimento, un gioco non è bello se lo stai rigiocando per la seconda... Cioè, sì, è bello, capito. Però non c'è più la sensazione della prima volta, chissà che cosa succederà. Giocherai altri horror punte clicca pixel RPG? Pixel, credo di averne già giocato qualcuno una volta. No. Cos'era? Lights and Shadows, una roba simile. Vabbè, era all'inizio, andatevelo a vedere. Non era un granché proprio perché era all'inizio, comunque. Non ce ne sono tanti di quei giochi, ho visto. Mi metterò sicuramente a cercarne qualcuno e li faremo. Per quanto riguarda i punte click, se sono robe come The Burning Room... Allora penso che ne vedremo delle belle, quindi sì, farò anche quelli. Gli RPG sono un po' meno sicuro perché, cioè, da quello che so,
sono dei giochi che ci sono un... Vabbè, sì, possono fare paura, magari qualche scena così, un sobbalzo, così non me lo aspettavo. Però, cazzo, ho visto che ci sono dei dialoghi tipo di mezz'ora, no? Anche negli RPG normali, non horror, voglio dire, dialoghi di mezz'ora anche in inglese. E mi riuscirebbe un po' difficile, nonostante conosca abbastanza l'inglese, tradurre dialoghi così lunghi. Comunque anche quelli, facendo uno sforzo... Big risposte, big domande, compagnia bella. Domanda a modo interrogatorio. In che città vivi? Che occupazione hai? Sei disoccupato, ti capisco. Mi mandi a fanculo. No. Non ho capito. Io, cioè... Non so a chi è diretto, mi mandi a fanculo così, non vedo nemmeno il motivo, però c'è lì di seguito quella faccina sorridente, quindi penso di non doverne tenere conto. Per quanto riguarda le altre due, in che città vivi? Vivo a Monza, provincia di Monza e Brianza, lì nei dintorni, non precisiamo le cose. Che occupazione hai? Fortunatamente non sono disoccupato, ho avuto il culo qualche mese fa di trovare un posto a tempo indeterminato in una casa editrice, e abbastanza lontano da dove abito, cioè fate conto, devo farmi un capolinea all'altro di una metropolitana, devo prendere la metropolitana e arrivare fino al capolinea e poi prendere l'autobus, una roba simile, un culo così. E mi devo fare 8 ore per poi tornare a casa sfinito, e questo va anche a rispondere alla domanda seguente che dice: specifica una volta per tutte perché fai un video ogni 3-4 giorni, davvero è così tanto da fare oppure te la prendi comoda e basta? Cioè, con questo rispondo anche a questa seconda domanda, due in uno praticamente, perché da quello che vi ho appena detto, ho questo lavoro, ho avuto la fortuna di trovare questo lavoro e porta via un sacco del mio tempo, perché mi devo svegliare la mattina alle 6:30, poi torno a casa alle 7 di sera e capite che c'è pochissimo tempo per registrare e editare i video, perché alla fine non posso neanche andare a dormire tanto tardi, perché poi il mattino seguente non mi sveglio più. E c'è pochissimo tempo, lavoro 8 ore al giorno, a volte torno a casa sfinito, talmente stanco che quasi non avrei nemmeno voglia di fare il video, però lo faccio per voi, e poi quando inizio a farlo mi diverto, non ci penso più alla stanchezza e tutto. Però è faticoso, è davvero faticoso, e a volte pubblico i video a degli orari assurdi, lì alle 2 di notte, così a controllare se sta caricando il video. Cioè, per farvi capire. Ultima domanda, me l'avete fatta in tanti, non sto nemmeno a mettere qui sotto qualcosa, perché tipo 10 messaggi la stessa domanda. Comunque, perché mi chiamo Bighouse, perché ho scelto come nome Bighouse? Non sentirete storie eclatanti del tipo ho preso un'idea da quello, ho copiato da quello, ho preso il nome, no. Cioè, una cosa semplicissima, tutto... In poche parole, tutto è nato da scuola. Voi sapete che più o meno a scuola ci si chiama o per soprannomi o per cognome. Il mio cognome è Casagrande, quindi questo vi lascia già intuire perché mi chiamo Bighouse. E niente, ero chiamato Casagrande dai professori, casa dagli amici. Poi qualcuno ha pensato di chiamarmi Bighouse, quelli che chiamavano casa, uno che mi chiamava Bighouse, 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 Bighouse. E alla fine, quando ho aperto il canale YouTube, avevo già un'idea chiara di come chiamarmi. 50 e passa minuti di registrazione! Benissimo, direi che il vlog si conclude qui. Le big domande che purtroppo non sono riuscito a considerare in questa puntata verranno nel prossimo capitolo del salotto di Bighouse. Voi intanto mettete mi piace alla pagina di Facebook, Twitter, iscrivetevi per diventare dei vicini di casa, in questo video lasciate un like e un commento. Grazie per la visione, continuate a mandare big domande, ci rivediamo alla prossima con un'altra avventura horror. Ciao a tutti vicini di casa!